Salve a tutti dalle SMT Airsoft, io sono S e oggi siamo qua per il quinto episodio della rubrica del soldato. In questo episodio tratteremo il cambio spalla. Innanzitutto cominciamo a dire che per quale motivo una persona dovrebbe cambiare spalla in puntamento. Semplicemente perché al di fuori quando devi uscire da un riparo, il fucile deve essere sempre la prima cosa che deve uscire. Indi per cui se io ho un ipotetico riparo davanti a me e devo uscire a destra, normalmente lo tengo a destra. Se devo uscire a sinistra, allora automaticamente meglio uscire con la spalla a sinistra per prima, perché se dovessi uscire con la spalla a destra, ovviamente avrei tutta la metà del mio corpo che uscirebbe prima e quindi sarei soggetto a persone che mi colpiscono e quindi da ciò non mi piace poi tanto. Quindi per cui cominciamo subito a spiegare bene come si fa un cambio spalla, anzi le due modalità di cambio spalla. Una che è la classica che si vede nei film, che è quella esatta. La seconda non si vedrà mai nei film, non si vedrà mai nelle foto perché è brutta da vedere, ma è funzionale da fare schifo. Allora, primo cambio spalla è molto semplice. Col fucile sulla spalla destra, lo porto prima sulla spalla sinistra, la mano che è al grilletto va davanti, la mano che era davanti vai indietro sul grilletto e siamo in puntamento perfetto. Lo stesso va dall'altra parte. Sposto prima il fucile, poi la mano va davanti e poi la mano che era davanti va dietro sul grilletto. Questo è il classico modo che una persona dovrebbe utilizzare per cambiare spalla. Il secondo modo, e ringrazio il sommo per avermelo fatto notare, è molto più reattivo, molto più veloce, molto più istintivo, molto più tattico, è molto più figo, potrei quasi dire, perché è molto più veloce, ripeto. Il cambio spalla può essere fatto semplicemente così. Ok? Come sono le mani da una parte, le mani vanno dall'altra. Boom! E sei perfettamente chiuso e il cambio spalla è effettuato. È faticoso perché senti tirare tutto quanto comunque la zona della spalla e cagate varie, però è molto veloce. Perché io non devo stare lì a fare tutto questo cazzo di movimento qua, quindi a volte è una rottura di palle. Io sposto semplicemente il fucile sull'altra spalla. Tum. Tum. Molto veloce, istintivo. Strautile soprattutto in campi veloci, dove le giocate sono molto veloci, molto frenetiche come il nostro urbano. Ragazzi, personalmente io ho visto soltanto un'altra persona utilizzarlo fino ad adesso, che era il sommo, Zal. Grazie di avermi fatto notare questo grandissimo cambio spalla, bellissimo, che ormai ho fatto mio. Però il cambio spalla in generale io lo vedo utilizzare da pochissime persone, non riesco a capire per quale assurdo motivo, dato che è funzionale, serve, è utile. Per chi quando vede uscire da un riparo sulla sinistra, da un riparo alla sinistra del riparo, gente con fucile sulla destra, cioè io quasi mi metto a non so se piangere o ridere, potrei fare entrambe le cose contemporaneamente se solo fossi capace. Quindi per cui, cari ragazzi, cambio spalla è molto semplice, ripeto. Si deve spostare prima il fucile sull'altra spalla per avere un appoggio. Poi si deve spostare la mano che è avanti va indietro. Boom. Tutum. Tu semplicemente sposti direttamente il fucile. Puoi farlo anche con fucili non ambidestri, perché questo qua veramente non è un M4, cari ragazzi. Questo qua è una K416. Se qualcuno mi dice che è un M4, io giuro che vi vengo a prendere a casa. Si può fare anche con fucili non perfettamente ambidestri. Si può fare con fucili tipo il P90. E adesso mi direte, il P90 è ambidestro. No, non è ambidestro se tu gli metti il Click Lilax, che è il caricatore super mega grosso, super mega cazzuto da 1800 colpi. Quel caricatore lì esce al di fuori, dalla parte sinistra, con una bella sporgenza, che saranno un buon 5 cm. Quindi, se tu cerchi di fare un cambio spalla con quello, ti risulta super complicato, perché la mano sinistra non può andare a prendere il grilletto, perché c'è il caricatore davanti che lo blocca. Automaticamente cosa si deve fare? L'unico modo per fare il cambio spalla con un P90, con il Click Lilax, o con qualsiasi altro fucile, è semplicemente questo. Tum. È l'unico modo. Tu non puoi fare nient'altro, null'altro, se non questo. Quindi, cari ragazzi, nei miei video comunque si vede che faccio molti cambio spalla ogni volta che devo girare un angolo. È utile? Sì, è utile. È veloce? Sì, è facile. Sì, è facile. Devi comunque prenderci comunque la mano, uno, ma soprattutto avere testa
e nel farlo, perché gran parte della frenesia del gioco, gran parte delle persone nella frenesia del gioco se lo dimenticano. Ed è una cosa che secondo me non deve succedere. Appunto in campi urbani. In boschivo sì, è utile, però dato che è un po' più lento il gioco, di solito si può anche evitare. Sì, si può anche evitare perché è più lento il gioco, quindi si può. Se è più comodo la destra, spari con la destra. Se è più comodo, se mancino col sinistro, spari col sinistro. Ma anche un sinistro ora sa esattamente, anche un mancino ora sa esattamente come fare un cambio spara super veloce e istintivo. Quindi, cari ragazzi, non sto qui a dirvi iscrivetevi al canale, perché non c'ho voglia. Lo fai sempre M, quindi io non ho voglia, non lo faccio. Quindi, al prossimo video, alla prossima recensione di questo bellissimo bimbo che mi è arrivato ieri. Bello. E stay angry, stay biru. Mi raccomando, cari ragazzi, iscrivetevi. Io la cambierei sempre, la metterei in metallo. Semplicemente, la TDC. Questa è l'asta spingipallino. E invece, questa è il guidamolla. Ok, ti devo quello. questo qua, che se tiriamo totalmente indietro. Io facevo per le persone mute, non, per le persone mute, non, non, non. Mute. Sorde. Sordi. Dei sordi. Indietro abbiamo la sicura. Fammi la sicura, com'è? Poi a metà del percorso spariamo. Ok. E se tiriamo tutti in avanti.